A pochi giorni dall'approvazione da parte della giunta comunale del nuovo regolamento per gli artisti di strada, siamo tornati da Grey il Mimo al secolo Luigi Melassai. Amorevolmente adottato da questa fantastica, incredibile città, e dove in questo posto qui, alle mie spalle, ormai da 15 anni, turisti e cittadini, attenzione anche cittadini, si divertono il pomeriggio quando faccio gli spettacoli dalle 3 alle 5 nel pomeriggio. Il nuovo regolamento prevederà l'esenzione dal canone per l'occupazione del suolo pubblico fuori dall'area UNESCO, la georeferenziazione e la promozione online con la mappa per valorizzare le arti di strada. Bellissima la sinergia che si è creata con il Comune di Firenze, in quanto la politica ha ascoltato spesso le nostre richieste, e così tra un po' ci sarà un nuovo regolamento che migliorerà quello già esistente. Alle volte si sa, il nostro lavoro, essendo in una città così anche piccola però grande, è bersaglio di tante cose, di tante persone. Il lavoro di Mimo è veramente il lavoro di una vita intera, di uno studio approfondito del teatro, è quello che facciamo qui in strada, non perché siamo in strada allora apparteniamo a uno stato subculturale dell'arte, assolutamente no, ma noi facciamo i nostri lavori con sempre tanta dignità, quindi mai elemosina. Alle volte si trovano delle persone pitturate di bianco più o meno come la mia faccia e chiedono i soldi, però non sono gli artisti di strada. Ecco, gli artisti di strada tengono allegria e con generosità non chiedono, ma ricevono dalla vostra generosità dopo aver fatto una cosa bella per voi.